Norma Cossetto nasce a Santa Domenica di Visinada, in Istria, il 17 maggio 1920, da una famiglia di italiani benestanti. A Gorizia, dal 1930 al 1939, frequenta le scuole dalle elementari al liceo. Il padre di Norma si chiama Giuseppe, classe 1888. È il podestà di Visinada e il segretario della sezione locale del fascio. Dopo l'8 settembre 1943 è uno degli italiani ricercato con maggiore determinazione dai partigiani titini. Questi hanno l'ordine di catturare tutti quelli che rappresentano l'autorità fascista. Un passo indietro al 1939. Norma, con l'amica Andreina, frequenta la facoltà di lettere all'Università di Padova. Durante gli anni universitari, dal 1941, Norma insegna al liceo di Pisino, in Istria, l'anno dopo alle magistrali di Parenzo. Il 26 settembre 1943 si presenta a casa Cossetto un giovane, Giorgio. Cerca Norma, la trova e le domanda di seguirlo. Giorgio fa parte di un gruppo di insorti guidati dai partigiani titini che cercano di assumere il controllo della zona dopo la ritirata dei funzionari fascisti a seguito dell'armistizio. Norma è tenuta separata dagli altri prigionieri. Viene denudata e legata sopra un tavolo, più volte violentata da almeno 17 carcerieri. Le sue invocazioni e i suoi lamenti sono uditi nelle case vicine. Alle prime luci dell'alba del 5 ottobre, Norma si trova ai bordi della voragine che l'avrebbe inghiottita per sempre. È insieme ad altri 25 persone sull'imbocco della foiba di Villa Surani, 150 metri di salto nel buio e nel vuoto. A dicembre Norma viene ritrovata con le mani legate dietro la schiena, i seni pugnalati, la camicetta aperta, la gonna arrotolata alla cintura. Alla fine della guerra, l'8 maggio 1949, l'Università di Padova consegna ai parenti di Norma la laurea ad honorem. Il nome di Norma figura insieme a quello di altri 28 studenti partigiani caduti per la difesa della libertà. Non c'è alcun riferimento alla mano che l'ha uccise, i partigiani jugoslavi, dopo la sua vita e la sua memoria ad essere violata.